eccetera. Io ho domandato anche al sindaco, noi siamo qui 2, 4, 6, 8, 10, 13 persone in un ambiente di 300 metri quadrati. Quindi non è scritto che non possiamo celebrare senza fedeli. La presenza di fedeli che sia naturalmente contenuta e non ci sia ressa, noi non abbiamo ressa. Tutti hanno la loro mascherina, io non tocco l'Eucaristia perché la metto con le pinze, quindi aspetto la risurrezione dei morti, la vita e il mondo che verrà. Amen. Abbiamo parlato adesso del sindaco. Non ho capito? Abbiamo parlato adesso del sindaco. L'ho detto. Il sindaco non le ha detto così. Ha detto che se vuole fare la messa la fa con due, tre chierichetti che le danno una mano, la telecamera per riprendere, ma non i fedeli. Ok? Beh, non questo... prendiamoci in giro. No, non prendiamo in giro, ma non prendi in giro noi, perché il rescritto non è così. Va bene, io pago la multa, se c'è da pagare. Va bene, questo lasciate, andiamo, questo è un vero abuso di potere, veramente è inconcepibile. Comunque, lo dico chiaramente, lo dirò anche sulla stampa. Va bene, non ho timore. Va bene, stiamo qui, staranno qui solo i parenti per i quali ho celebrato la messa e chi ha ripreso. Va bene, andate, poi vedremo. Ascoltaci, oh Signore. Sì, lascia stare. Risponderò dopo la messa. Adesso continuo la messa. Vai. Sì, basta. Stiamo celebrando, stiamo facendo una celebrazione, no? Non facciamo delle... Questi sono burattinati. Vai. Pregate, fratelli e sorelle. No, scusate, io sto celebrando la messa. Non rispondo. Al sindaco rispondo dopo la messa. Ebbene, no, durante la messa io non voglio. Allora, dica che io adesso non sono disponibile, che sto celebrando. No. Scusate tanto. Dai. Pregate, fratelli e sorelle. Per piacere, sì. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio. Ecco, prima di concludere questa celebrazione, mi dispiace per questo gesto increscioso. In una chiesa di 300 metri quadrati, con 30 banchi, c'erano in chiesa 14 persone più l'organista, se questo è un assembramento, ecco, ma soprattutto quello che veramente è grave, che la forza dell'ordine sia venuto, che il sindaco addirittura volesse interrompere per parlare con il sacerdote, questo sono veramente cose incresciose. Ecco, naturalmente io ne pagherò le conseguenze anche dal punto di vista civico, però bisogna dire che è ora che la smettano e con questo, quindi la prudenza.